Tutti bentrovati al TG regionale di Toscana TV. Oggi primo giorno di scuola. A Siena c'era il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti. Per la scuola e l'università ha detto servono 3 miliardi di euro in manovra. Vediamo. A Siena suona la prima campanella del nuovo anno scolastico e al Santa Chiara Lab arriva il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti. L'ex dottorando presso l'Ateneo Senese ha infatti svolto questa mattina una Lectio Magistralis nell'ambito della Siena Summer School. Al centro dell'intervento del neo ministro, l'educazione come difesa del pianeta e del nostro ambiente. Abbiamo bisogno di una generazione di studenti che sia capace di innovare, afferma il ministro, che poi rimarca l'importanza di investimenti concreti nel mondo dell'istruzione. Ritengo che sia imprescindibile avere 1 miliardo in più per l'università e il sistema di ricerca, dove abbiamo tagliato tantissimo. 1 miliardo non sarebbe neanche sufficiente per tornare ai valori del 2008, prima della crisi, e abbiamo stimato che per la scuola ne servirebbe almeno il doppio, quindi la cifra di 3 miliardi emerge da questo tipo di considerazioni. Abbiamo fatto una serie di proposte su come si potrebbero trovare parte di questi finanziamenti, perché vogliamo avere anche le coperture, e ci immaginiamo che, essendo la scuola, l'università e la ricerca al centro della visione di questo governo, in questa legge di bilancio ci sarà una forte inversione di tendenza. Per quanto riguarda lo stipendio degli insegnanti, io ritengo che l'insegnante debba tornare a svolgere quel ruolo sociale che gli spetta all'interno di una società dinamica che investe nel capitale umano. Dal ministro arriva poi un augurio a tutti gli studenti che quest'oggi hanno ripreso o iniziato per la prima volta il proprio percorso di studi. Dico agli studenti che oggi comincia un percorso formativo che è, tra l'altro, il momento più bello della vostra vita. Investire nella scuola significa anche investire nei legami sociali, significa investire nella capacità di partecipare nelle attività di comunità, nelle attività del territorio. Io penso molto ad una scuola che non è slegata dalla comunità e dal territorio in cui vive. Abbiamo bisogno soprattutto di una generazione di studenti che sia capace di innovare. Io ritengo che le generazioni future dovranno davvero immaginare un mondo diverso. E a Firenze il sindaco Nardella ha salutato gli studenti dalla rinnovata scuola Dino Compagni. Per noi c'era Chiara Valentini. Una volta famosa soprattutto per la presenza di amianto, la scuola Dino Compagni di Firenze è stata completamente demolita e ricostruita ed è adesso una delle scuole più all'avanguardia d'Italia. È qui che il sindaco Dario Nardella ha scelto di salutare i bambini nel loro primo giorno di scuola, ricordando che questo plesso servirà ai bambini la mattina, ma magari il pomeriggio anche per altre attività. Sì, questo luogo è stato pensato anzitutto per i ragazzi e le ragazze, a cui abbiamo fatto un grande in bocca al lupo per questo inizio di anno scolastico, ma anche per la vita del quartiere, perché è dotata di servizi e di strutture che è difficile trovare nelle scuole in tutta Italia. C'è un palazzetto dello sport, un anfiteatro, una biblioteca, c'è uno spazio all'aperto molto bello, quindi lo utilizzeremo la mattina per le scuole, il pomeriggio per i cittadini e, perché no, faremo anche degli incontri che riguardano la nostra comunità, perché le scuole devono vivere immerse nella vita dei loro quartieri, della città. Ma credo che questa scuola sia il risultato di un grande, grande lavoro di squadra ed è anche per noi l'occasione per dire a tutte le bambine e bambini, ragazzi, studenti di Firenze e alle loro famiglie buona scuola. Assessore, si è giustamente parlato molto della Dino Compagni, ma cosa ha fatto il Comune per le altre scuole fiorentine che aprono oggi i battenti? In realtà è stato fatto tantissimo, noi abbiamo stanziato tantissimi milioni di euro nel periodo estivo per i lavori, sono tanti lavori che sono stati fatti. Scuole, in alcuni plessi scolastici sono ancora in corso perché sono lavori ovviamente più importanti, mi viene da pensare all'auditorium della Guicciardini, in cui i lavori finiranno a maggio, ovviamente non impatteranno sul lavoro della scuola, la scuola continuerà ad andare avanti, ma si parla di circa 12 milioni di euro che noi abbiamo stanziato solo per il periodo estivo, sia per abbattere le barriere sia per rinnovare le scuole, continueremo in questa direzione. Nell'area metropolitana circa 700 bambini da 0 a 6 anni risultano ancora non vaccinati, meno a Firenze. Non entreranno a scuola? Siamo a stretto contatto con l'azienda sanitaria, la legge è abbastanza chiara in questa direzione, a tutela anche dei bambini, perché ricordiamo che nelle scuole ci sono anche bambini immunodepressi che non possono vaccinarsi e che devono essere tutelati. La legge diceva che o prenotarsi entro il 10 luglio oppure in alternativa aver già effettuato tutte le vaccinazioni. Noi ovviamente non abbiamo intenzione di andare in deroga alla legge.
C'è anche un cinquantenne residente a Firenze, sebbene non di origine fiorentina, tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Torino che oggi ha portato all'arresto di 12 ultra della Juventus. L'uomo, che sarebbe accusato del reato di violenza privata, avrebbe agito per conto dei principali capi della curva finiti in manette. Nella sua abitazione, perquisita questa mattina dalla Digos, sarebbero stati effettuati sequestri, tra cui tessere del tifoso scadute e alcuni abbonamenti della Juventus. La politica adesso, il sindaco di Firenze Dario Nardella, critico verso chi vorrebbe la scissione del PD. Io resto nel partito, ha detto, uniti siamo più forti. Chiara Valentini. Il 21 novembre si conoscerà il responso del Consiglio di Stato sul futuro dell'aeroporto di Firenze. Anche il governo ha adesso firmato il ricorso al Tribunale Amministrativo di secondo grado, cosa che non aveva fatto quello precedente. E la nuova pista di Peretola è solo uno dei temi dell'agenda Firenze per i quali il senatore Matteo Renzi ha promesso di farsi garante. Quanto alle voci di una possibile scissione dal PD, Renzi non commenta, creando invece un'aspettativa sempre più alta su questo tema per la sua kermesse annuale che si terrà dal 18 al 20 ottobre. Di politica parleremo alla Leopolda, si limita a dire. Cosa ne pensa di questa ipotesi il sindaco di Firenze? Ma guardi, io penso che si debbano commentare le cose solo quando avvengono e se avvengono. Quindi per quello che mi riguarda non posso che dire nuovamente agli amici del PD che vogliono lasciare il partito di pensarci bene, perché abbiamo bisogno di un partito forte e plurale, e credo che con questo nuovo governo ci siano tutte le condizioni per lavorare uniti, perché abbiamo dimostrato che uniti si può far bene. Sta dicendo che in caso di scissione lei rimarrebbe nel PD? L'ho sempre detto io e ripeto, penso che anche tutti gli altri debbano riflettere molto, perché uniti siamo più forti, divisi siamo più deboli. Quanto alle alleanze con il Movimento 5 Stelle per le regionali, dopo l'apertura di Di Maio a un patto civico in Umbria? Allora, io non l'ho escluso, credo che però le alleanze si costruiscono sui fatti, sulle cose concrete, non si possono costruire in un laboratorio come le pozioni chimiche. Noi dobbiamo ora vedere se ci sono delle condizioni concrete per lavorare insieme ai 5 Stelle. Mi sembra prematuro fare una previsione. Rimaniamo a Firenze, l'assessore Giorgetti interviene sul cordolo di via Pistoiese, 5 mesi di monitoraggio per la sicurezza, vediamo. Assessore, ai cittadini di via Pistoiese proprio non piace quel cordolo, ma rimarrà così, insomma, quale sarà il futuro della strada? Quel cordolo fa parte di un progetto di messa in sicurezza della viabilità, quindi sta all'interno del pacchetto di questo progetto che ha fatto l'università, un professore universitario, un accordo al Ministero, è un progetto innovativo che sarà anche monitorato. Quindi ora, quando saranno completate tutte le opere, perché ancora si devono spostare le fermate dei bus, si va a fare una serie di lavori ancora sugli attraversamenti, sugli impianti semaforici. Quando saranno terminati? Ma noi nell'arco di un mese e mezzo completeremo questi interventi, altri sono anche sulla parte restante di via Pistoiese, come in termini di attraversamenti pedonali. Inizieremo un monitoraggio e durerà 5-6 mesi per capire come funziona. Anche il Ministero ci dice di fare questo, di verificare quello che succede. Se ci sono dei problemi verranno messi in campo dai progettisti degli accorgimenti diversi. Noi realizziamo l'opera per la messa in sicurezza, perché l'aspetto fondamentale è la messa in sicurezza. Sa che i cittadini risponderanno, cosa ne sa il Ministero di Roma? Glielo diciamo noi all'assessore che ci sono problemi. No, ma vede, il problema è rispetto a quella che è la sensazione o quella che è la necessità personale rispetto a una messa in sicurezza. Quindi i professionisti hanno fatto uno studio su quella viabilità, studiando effettivamente quello che serviva per ridurre gli incidenti. Il 50% degli incidenti negli ultimi 6 anni sono avvenuti proprio per la svolta a sinistra, e quindi andava cambiato il sistema. Capisco che quando si cambia le cose poi ci sono sempre questi problemi, ma io credo che poi si assisterà, le persone capiranno l'importanza dell'intervento. E adesso vediamo che idee ci sono per la Firenze del futuro.
Quali sono le principali novità della Firenze del futuro? Beh, sono, devo dire, molte, anche se noi ci focalizziamo su quelle che da tempo vogliamo realizzare. Penso alle infrastrutture, l'aeroporto con la nuova pista, la riqualificazione della fortezza, la stazione dell'alta velocità, progetti che non riguardano solo ovviamente il comune, non dipendono solo da noi, ma io sono fiducioso che con questo nuovo governo, molto più collaborativo del precedente, sarà più facile realizzare il nostro programma di mandato. Detto ciò, abbiamo tanti altri impegni, penso alla riqualificazione delle periferie che va avanti, ai 100 km di strade da riasfaltare, 300 km di strade da riasfaltare e 100 km di marciapiedi. Penso anche a progetti nuovi come il Parco dell'Arno, il Parco Fluviale, che consentirà di vivere l'Arno sia nel centro che nei quartieri esterni. E anche molti altri interventi che riguardano le piazze della città, 12 piazze, parcheggi. Insomma, il programma è un programma fitto, molto impegnativo, noi dobbiamo finire il lavoro che abbiamo cominciato. Nei prossimi giorni incontrerò anche il ministro Franceschini. Parleremo anche dello stadio, ovviamente, perché restano sul tavolo le due ipotesi, o il restyling del Franchi, che richiederà una procedura ad hoc perché si tratta di un monumento nazionale, oppure il nuovo stadio alla Merkefi. Per quanto riguarda la Merkefi, stiamo mettendo a punto un'ipotesi che ci permetterebbe anche di superare il project financing e quindi ridurre ancora di più i tempi. Premiati a Pistoia nell'ambito del Memorial Vannucci, Oscar Farinetti, fondatore di Italy, e Vittorio Radice del gruppo Rinascente. Vediamo. Al Nursery Campus di Via Bonellina a Pistoia si è svolta la 20ª edizione del Memorial Vannucci e la 6ª edizione del Forum sulle grandi imprese familiari italiane. Ospiti dell'evento Oscar Farinetti, fondatore di IT Italy, e Vittorio Radice del gruppo Rinascente, che hanno ricevuto il premio Micco, simbolo di Pistoia. È stata l'occasione per parlare di economia e di vivaismo. Certamente queste iniziative aiutano a promuovere questo bellissimo settore che è il vivaismo, aiutano a fare incontrare noi e altri imprenditori oggi presenti anche con mondi che magari non spesso vengono qui sul territorio. Oggi abbiamo appunto Vittorio Radice della Rinascente, abbiamo Oscar Farinetti di Italy, insomma personaggi importanti, imprenditori che hanno fatto e stanno facendo la storia della nostra agroalimentare e non solo nel mondo, quindi credo che sia un bel successo. Oscar Farinetti, lei è un esempio nell'imprenditoria italiana di una persona che ce l'ha fatta, ma soprattutto di un'idea che ce l'ha fatta. Cosa si sente di consigliare oggi davanti a sé a una platea di imprenditori? Sì, io in genere rifugo da dar consigli, perché non ne ho mai abbastanza già per me stesso, figuriamoci a dar consigli all'altro. Il tema è rendersi conto della fortuna pazzesca che abbiamo avuto di nascere nel paese più bello del mondo. Non è merito nostro, perché nessuno di noi decide dove nascere, quando nascere, in che paese nascere. Siamo nati nel paese che ha 55 patrimoni dell'UNESCO, primi al mondo, 70% dell'arte del mondo, la più grande biodiversità agroalimentare. Il nostro compito, noi siamo condannati a vendere bellezza al mondo. E qui dobbiamo alzare il sederino dalla sedia, non lamentarci ed andare nel mondo a vendere le nostre meraviglie, come fa la famiglia Vannucci da tempo, che ha dimostrato che un'impresa familiare può costruire un'impresa così importante rivolta al mondo. Lavorare con il territorio, lavorare con la storia dell'Italia, lavorare con il materiale che abbiamo, che è fantastico, cercando di superare continuamente tutte quel red tape, quella burocrazia, quegli impedimenti che ci proibiscono di continuare a sviluppare. Fatto questo, sono sicuro che il successo arriva automaticamente. Presente all'incontro anche il CT della Nazionale di Calcio, Roberto Mancini, che ha ricevuto un riconoscimento alla carriera. E a proposito di florovivaismo, l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi dice: siamo al lavoro per ridurre l'impatto ambientale. Vediamo. Siamo in un'azienda leader del vivaismo pistoiese, un settore importante per l'economia toscana, in questo momento alle prese con una sfida, quella della ecosostenibilità.
Sì, è una sfida continua. Il mercato, il rispetto dell'ambiente, i cambiamenti climatici. Ma questa è un'azienda importante che testimonia che nel corso degli anni più generazioni hanno permesso di crescere e di guardare avanti positivamente. Lo dico in un contesto, qua siamo a Pistoia, il distretto del vivaismo che pesa tantissimo in senso positivo per quello che riguarda l'occupazione, per quello che riguarda il PIL nell'ambito dell'agricoltura toscana, ma che pesa molto nell'ambito del vivaismo italiano e mondiale. Come si vede, nuove iniziative, oggi diciamo si inaugura una biblioteca, ma è un segno di crescita legata ad un'azienda che si sviluppa, che cerca di essere più propositiva nei mercati globali. È questo quello che il settore del vivaismo sta facendo ormai da anni, perché non è più soltanto la competizione del prezzo del prodotto, ma è anche di come noi riusciamo a rappresentare un pezzo importante di Toscana e la qualità delle nostre produzioni. E poi l'ambiente, I cambiamenti climatici ci fanno riflettere, c'è piena disponibilità dal settore a fare un salto in avanti su un miglioramento legato all'impatto ambientale. Ci stiamo lavorando e stiamo trovando soluzioni, io reputo intelligenti, che nel giro di un po' di tempo daranno segnali positivi anche in questo ambito. Ecco, è un settore che va salvaguardato, rafforzato, valorizzato, perché c'è ulteriore possibilità di sviluppo e quindi di creazione di nuovi posti di lavoro. Voltiamo pagina al centro commerciale I Gigli, una due giorni dedicata alla danza. Vittorio Betti. Ballando ai Gigli, una due giorni straordinaria in cui la danza è la grande protagonista, in particolare la salsa e la bachata qui nel centro commerciale a due passi da Campo Bisenzio. Grandi ospiti: Anastasia Cusmina, Carlos Espinosa, Lorenzo Branchetti, ma soprattutto tante tante scuole di danza che sono arrivate qui da tutta la Toscana e non solo. E allora, che ballo sia! Dunque, tante scuole di danza qui ai Gigli e tante forme di musica, tanto ballo e soprattutto tanto divertimento anche con i big, con coloro che arrivano dalle grandi trasmissioni come Amici o Ballando sotto le stelle. Per un weekend dunque il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio è diventato il quartier generale della danza con Bailando ai Gigli, una due giorni dedicata in particolare alla salsa e alla bachata. Oltre 4.000 persone sul palco allestito sulla corte tonda. Una due giorni molto bella, con molti ospiti nazionali e internazionali, molte scuole di ballo, molti ospiti, ma anche molti visitatori, persone che oggi celebreranno con noi il mondo del ballo. Tante scuole di danza, oltre 50, provenienti da tutta la Toscana. Tanti grandi ospiti, fra i quali anche la campionessa ucraina Anastasia Cusmina. Viva Ballando ai Gigli, perché è un evento stupendo, meraviglioso, che ci fa vedere quanti ballerini ci sono al mondo, dall'età di 3 all'età di 80 anni. Ti diverti un mondo? Io mi sto veramente divertendo tanto. Non mi aspettavo tutti questi ballerini, tutta questa partecipazione, tutto questo pubblico. E poi io amo Firenze, amo la Toscana, amo tutto di tutta questa zona, quindi sono contenta. Voltiamo pagina, Pistoia è stata presentata la 16ª stagione sinfonica Pro Musica 2019-2020 che diventa sempre più internazionale. Vediamo. Si aprirà il 16 novembre la 16ª stagione sinfonica Pro Musica di Pistoia con la direzione musicale del maestro Daniele Giorgi e promossa da Associazione Teatrale Pistoiese in collaborazione con Fondazione Pistoiese Pro Musica e con il sostegno di Fondazione Caripit. L'obiettivo nostro della stagione è sempre quello di ogni anno cercare di arricchire i contenuti, a cominciare dall'offerta del repertorio, che è molto ampia, nel senso che ci sono rappresentate, molto ben rappresentate, tutte le grandi epoche della storia della musica, a cominciare dal barocco, il romanticismo, il novecento e anche il nostro occhio attento e selettivo sulla musica di oggi. Ogni programma ha la sua
cifra, il suo motivo di interesse. Se dovessi citare i tre momenti culminanti della stagione, direi a dicembre la messa in si minore di Bach, a metà marzo il Requiem di Brahms e l'ultimo concerto con la Sinfonia numero 6 di Tchaikovsky. A causa del protrarsi dei lavori in corso al Teatro Manzoni di Pistoia, tradizionale sede della stagione sinfonica, il concerto inaugurale è programmato al Teatro Pacini di Pescia e vedrà protagonista il pianista Fabian Müller con l'orchestra Leonore diretta da Daniele Giorgi. Quello che più ci fa piacere è di fatto la scelta della fondazione di far organizzare, dopo essere diventata socio fondatore dell'Associazione Teatrale Pistoiese, di far organizzare alla struttura del teatro la stagione. E quindi una sinergia importante che dà i suoi frutti e migliora di anno in anno. Degli 8 concerti, 5 concerti saranno prodotti, diciamo, vedranno la partecipazione della nostra orchestra, l'Orchestra Leonore, che, lo voglio sottolineare, ha acquisito con il tempo una rilevanza a livello nazionale, tanto che viene invitata, quest'anno farà 4 repliche a giro per l'Italia in importanti teatri italiani, quindi ha ormai viene riconosciuta come un'importante orchestra a livello nazionale. 5 degli 8 concerti vedranno la partecipazione dell'Orchestra Leonore, mentre 3 concerti, diciamo, saranno affidati a interpreti che vengono da fuori. Ancora musica, andiamo a Grosseto, dove è stata presentata la stagione musicale La voce di ogni strumento. Carlo Sestini. Nona stagione musicale La voce di ogni strumento, che mette insieme location istituzionali con la solidarietà, con la grande musica. È emozionati a partire, dire, la nona stagione. È veramente un bel numero aver fatto 9 stagioni. E anche quest'anno ci saranno delle belle sfide nuove. Il primo appuntamento è il 20 ottobre in Savoia, Cavalleria, con un quartetto tutto al femminile, veramente stratosferico. Il quartetto Alter Eco, tutto al femminile. Loro si definiscono un gruppo baroque e le musiche da Bach ai Metallica. Distilleria Nannoni torna ad essere un centro di cultura, perché qui è stata presentata la nona stagione musicale La voce di ogni strumento, oltre a una mostra di un giovane emergente orbetellano. Per me è un enorme piacere mettere la distilleria a disposizione di Grosseto, e voglio chiamarla il salotto buono della Maremma, perché aprire ai grossetani e ai talenti le porte della distilleria vuol dire collaborare per far emergere le eccellenze del nostro territorio. Sono partito dai comics, dai fumetti, basandomi sulla Marvel soprattutto e alcune eccezioni come Superman e Batman, per ritrarre i miei sogni, sono attraverso delle piccole illustrazioni fino a arrivare alla mitologia classica, dove uso i modelli veri, cioè i miei amici o colleghi, per fare delle tele come si faceva all'antica, cioè come Caravaggio, come Leonardo. Usando loro raffiguro momenti mitologici importanti e famosi, diciamo. Ecco, ti ha affascinato molto probabilmente anche la storia di Caravaggio. Lo scuro, l'uso del rosso, del beige, i colori caldi mi hanno sempre affascinato. E il fatto che sia morta al Porto Ercole mi fa quasi sognare di essere avere un antenato quasi parente di lui che abbia trasmesso questa passione nel sangue. Sono sogni di un ragazzo, però mi piace sognare. Come possiamo definire Claudio Piro? Un fumettista mancato o un pittore voluto? Un pittore voluto che sicuramente ha iniziato la sua carriera artistica come un fumettista, ma che è riuscito poi, crescendo, evolvendosi, a racchiudere delle anime dei personaggi reali che ha incontrato durante la sua vita all'interno di una tela. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, una buona serata con i programmi di Toscana TV.